Su Instagram ci siamo. Ci siamo anche su YouTube. Aspetta che mi metto un pochino più vicina su Instagram, se no non ci vedono. Ciao a tutti ragazzi. Solita presentazione, io sono Marina, lui è il solito Fabio, di sotto ci sono le due bestiacce e Yes. viviamo sulla Gentilina da 3 anni. Sulla Gentilina, la nostra barca. E oggi faremo una diretta molto simpatica, o almeno speriamo che sia così, tutta sul piffero, sull'arte del suonare il piffero nel Settecento francese. E spiffero e arpicordo. Marina è esperta di questo strumento e quindi comincerà lei. Non è vero. Allora Si io proporrà in uno show live in arpicordo in mi minore, direi anche di no. niente arpicordo. Parliamo di musica in questa diretta. Io cercherò di essere breve perché a me la musica piace tantissimo e tra le altre cose spazio proprio da una cosa all'altra, cioè vado dalla no, classica, no, però Mai sentito ascoltare la No, classica. L'unica classica che ho sentito ascoltare è stato il bolero di Ravel, proprio esagerando. da roba vecchissima alla techno pesantissima, la musica piace tutti. Mi ha fatto venire in mente una canzone che non ho inserito, Ma che io avrei potuto non. inserire, però mi è passata di mente, quindi va bene così. La canzone che volevo inserire era il Clair de Lune. Ah, Clair de Tan, Lune, tan, che l'aveva tan, messa molto tan, assieme tan, tan. No. nel. No? Nel documentario La lunga rotta, Moitassier usa Les Trois Gymnopèdes di Erik Satie. Vabbè, c'est le même. Non In c'è ogni le meme, non è la stessa. caso facciamo più o meno lo stesso gioco. Abbiamo fatto 5, io ne ho un po' di più, abbiamo fatto una specie di lista Io ce ne ho sempre 8. l'avatar, della musica delle canzoni, Quello è insomma, Francesco. che ci È piacciono Francesco di che più. fa l'avatar. E Sì. niente, vediamo se paniano. Però io veramente sono stata un po' disordinata. Oggi sono un po' stanchina. Sono stata un po' disordinata. Però vediamo dove arriviamo. Dai, È vero. partiamo. Comunque, no, vedi che ci scordiamo sempre. Iscrivetevi, fate tutto. Siamo dappertutto. Iscrivetevi, e attivate le notifiche sul canale YouTube, iscrivetevi sulla pagina Facebook, iscrivetevi su Instagram. Così. Abbiamo anche dovrebbe esserci anche il PayPal da qualche parte, se Così comunque, no, dai, potete continuare a sentire le nostre le scemenze. nostre minchie, Allora, la mia cavolate. prima canzone è Golden Brown degli Stranglers, che tra le altre cose era il nome che volevamo dare a Gentilina quando ancora pensavamo di cambiarne il nome. La Oh già. volevamo chiamare Golden Brown. È vero, Golden Brown 1983, sono stato io che te l'ho fatta ascoltare. No, allora, aspetta, Ripeto io. abbiamo fatto. E vi spiego anche perché, ve lo spiego, e poi lei non potrà non dire che non è vero. Allora, abbiamo visto. La maggior parte della mia musica viene dai film. Cioè, a me piace guardare i film e mi piace scaricare la colonna sonora. Avevamo visto insieme Sì, The Snatch. ma era uno dei miei film cult, ed anzi, se vi piacciono le commedie black humor con un po' di squartamenti e simpatica gente che ride di ciò, guardate tutti i film di Guy Ritchie. Guy Ritchie, The Snatch. C'è Brad Pitt, Benicio del Toro, Jason Statham, c'è un sacco di gente famosa. E nulla, è in quel film e mi piace tanto. Poi, tra le altre cose, a me piace un sacco. Io, vabbè, sono nata nell'87, per cui quando ero piccolina era il periodo di MTV. E questa cosa mi è rimasta, a me piace un sacco vedere i video, cioè tante canzoni magari prima di vedere i video non mi dicevano niente, dopo il video È invece vero. mi sono piaciute tantissimo. Perché il video della canzone, che è un video bellissimo che consiglio a tutti di andare a vedere, Golden è Brown Golden degli Brown, è Stranglers. stato girato a Leighton House, con all'interno hanno inserito anche delle scene, che ne so, le corse dei cammelli, le sfinge, le nazioni arabe e altre no. E cos'è successo? Quando
hanno visto la canzone, quando gli Spandau Ballet nel 1983 hanno visto la canzone girata a Leighton House dagli Strangler, nell'85 hanno girato Gold, se ve la ricordate, Gold, l'hanno girata anche loro a Leighton House, quindi hanno, magari non loro, però l'art director è un po' scopiazzato dagli Strangler. Oh, guarda che c'è il giornale della vera che ci saluta. Ciao belli! Ciao ragazzi! Quest'anno dovete venire voi da noi, però. Beh, insomma, a me piace tanto quel video lì perché ricorda un po' quelle architetture, quegli archeo avventure di tipo Indiana Jones. Che poi, Jones, tra le altre cose, uno dei viaggi dei nostri sogni è andare in barca in Egitto. Sì. E tutto il video, insomma, non è girato in Egitto, però diciamo che vorrebbe. È una roba un po' coloniale. Il video parla. Aspetta. Il video. Allora. Non possiamo fare 20 c'hai minuti ragione, di c'hai una ragione, canzone. Però devo dire di cosa parla la canzone, se no è buttata lì a caso, così un titolo lanciato nel nulla. Ma no, non bisogna dire. La canzone parla un po' delle passioni del cantante. Del cantante che è meglio. Non mi ricordo come si chiama lui. È per quello che non abbiamo chiamato la gentilina Golden Brown. La droga e le ragazze, di quanto gli piacessero entrambe. Comunque, la tua prima qual era? La mia prima è Pump It Up Kicks. Perché la canzone con Pump cui ci siamo conosciuti, Pump It Up Kids, Pump It Up Kicks dei Foster the People, sì? 2010, sì. Pensavo Pump It Up Kids. Pump It Up Kids, quella canzone lì è la canzone con cui mi ha mandato lei per la prima volta. Sembra una canzone felice, allegra, contenta e simpatica, invece parla di una strage, si sparano a tutti quanti dentro le scuole, insomma. No, vabbè, è bella, una bella canzone. È una bella canzone, però ricorda una cosa un molto po'. Impegnativa. Sì. È la prima canzone che mi ha mandato. Adesso non so se forse quel ragazzo che Pump It Up Kicks sono le scarpe quelle che si gonfiavano. E allora forse sono io quello che corre, lei è quella dietro che spara. Sarà più facile che ti butto fuori bordo, però. Comunque posso dire la mia seconda canzone? La mia seconda canzone è Golden Brown. Vabbè, e ci sarei rimasta male. Non so se conoscete Golden Brown, se ne abbiamo già parlato. Però dai, vado io con la mia. Allora, sì. Qua abbiamo sempre nostra. È stato difficile salvata dalle acque. È stato difficile fare questa lista. Infatti, adesso dico un titolo, però mi piace. È uno dei miei gruppi preferiti. Posso fare una precisazione prima che tu faccia il tuo gruppo preferito? Io sono musicista da sempre, suono la chitarra, suono tante cose. No, strimpella un po' tutto quando siamo in radio, che sei lì, oh che bello ascoltare la musica. Tutto male suono, perché suono tutto male, però strimpella un po' tutto, è vero. La mia seconda canzone. Infatti ho dovuto vendere 4 chitarre per venire in barca, questo rimanga nella storia, ho dovuto vendere 2 chitarre elettriche, una 12 corde e una classica. La classica l'ho regalata, non l'ho venduta. Mi sono tenuto solo la chitarra folk, che in questo momento è sotto, che ho dovuto riparare, che è la chitarra che ho da quando ho 12 anni. Ci mancano però le corde, adesso le dobbiamo montare. Guarda che ci dicono, fare Suez è figo, ve lo consiglio, esperienza fantastica. È un'idea che abbiamo. I nostri vicini l'hanno fatto, Suez. Yes. Ci piacerebbe dici tanto. Questo gruppo fantastico. Allora, a me vuoi. Piacciono un casino gli Smiths, mi fanno impazzire. The Smiths, This Charming Man, ma ne posso dire tante. Will Smith. No, il The principe Smiths. Di Bel-Air. No, This Charming Man è una, però c'è, com'è che si chiama? Big Mouth Strikes Again. Bello, bello. Poi qual è che c'è? Ce ne sono anni che tante, parla tante. Bella pronuncia. Vabbè, okay. L'importante è farsi capire. È vero, comunque, ragione. A me gli Smiths in generale mi fanno impazzire. Come per i film, c'è una regola: quando siamo tutti in compagnia, io non devo mettere musica perché rischio di mandare in depressione. Sì, tutti che si fanno così, si stufano. Per cui la mia lista non è molto, molto allegra. Però, insomma, gli Smiths. Gli Smiths, di cosa parla la canzone? Non ma so, non lo so, dai, dai, mi piacciono c'è un giusto. Sì, tutto dai, allora, tanto sei tu quello che sono, chiacchiera di più. Sono spari nella notte le canzoni di Marina, sono praticamente. Dai, su, dai, vai con la tua terza. Va bene, terza. Allora, la mia terza canzone è Mexican Radio. Mexican Radio bella, dei bella, Wall bella, of Voodoo. Ma non l'ho ascoltata la prima volta. Mexican
Radio. La canzone, quella lì, bella, bella, bella. I feel a hot wind down my shoulder and the tug of a world that is older. I turn the switch and check the number. I live alone when in bed. Vabbè, dai, parla e vediamo. Cosa succede? Questa canzone non l'ho sentita per la prima volta dai Wall of Voodoo, ma l'ho sentita quando ero un po' più piccolo, che mi piaceva suonare e ascoltare black metal. L'ho sentita su un album dei Celtic Frost, il ghiaccio celtico. Ma non era quella che avevamo sentito l'altra sera con l'Elizabeth? No. No? No, quella è, sì, quella è quella originale, quella che mi è piaciuta, è bella, meglio del Celtic Frost. L'album dei Celtic Frost era Into the Pandemonium, roba del 97, non mi ricordo più, insomma, comunque roba. Comunque noi lo prendiamo sempre in giro, Fabio, io e il Valerio soprattutto, perché quando è da solo si mette ad ascoltare tutta questa musica metal e che insomma io non è che reggo tantissimo. Però se mi piacciono anche i Manowar. Mi piacciono i Manowar mi piacciono, però è l'unica roba metal. Manowar living on the road. Vabbè. Hai finito? Ragazzi, qui sono anni di vacche in open air. Allora, io ho finito, cioè la mia, quella canzone lì, diciamo che le sonorità che poi riprendono i Wall of Voodoo sono tutte quelle degli spaghetti western, quindi ti vengono in mente tutte queste cose un po' particolari. Diciamo che è una bella canzone, me la sono sempre portata indietro. Anche oggi non scorrono i commenti, guarda, Dors tutta la vita, ma perché beh, sei andato a toccare tutto quanto, come al solito, con queste manacce qui. Ciao ragazzi, ciao a tutti, scusate ma non scorrono i commenti, io non riesco a capire, Facebook agisce in maniere a me sconosciute. E non solo Facebook. Un po' tutta la tecnologia. Poi dai, vado avanti, la terza mia. Non lo so, io ero già alla 4, però forse ho cannato, ho sbagliato. Cioè, non ho messo tu non sai neanche contare. Perché volevo mettere un 3, che poi l'ho passata sotto, però poi volevo metterla qui, però poi mi sono reso conto che non era il titolo di una canzone. Allora, la mia terza, l'abbiamo fatta ascoltare a delle amiche, le nostre amiche ieri sera, che sono anglofone, non la conoscevano chiaramente, gliel'ho tradotta tutta, è Città Vecchia di Fabrizio De André, che parla de Zena, di Genova. È bella, 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 praticamente è un po'... Sentite come sono forti le recensioni, no? Com'è? È bella, 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 bella. Allora, dai, potresti scrivere per un sito di recensioni musicali. Dai, che oggi musicali, sto un po' così, porta pazienza. Com'è? Bella, bella. Anche io quando scrivo le recensioni delle barche, mi fermo lì, no? Proprio scrivo 4 righe. Com'è la barca? La barca è... Se è brutta, brutta, bella, bella, bella. Ma se è bella, è bella, bella, bella. Bellissima. Bella, bella. Allora, Fabrizio De André, non mi fa parlare. Fabrizio De André l'ho scoperto tardi, devo dire la verità, l'avevo un po', adesso l'altro mi insultano, ieri. No, non è vero, dai, sono 3 o 4 anni che lo ascolto, l'avevo un po', non lo so, l'avevo un po' snobbato, poi invece ho cominciato ad ascoltarlo bene 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 e mi piace tanto. Città Vecchia, almeno io l'ho vista così, è un po' come se fosse una persona che ti porta per tutti i vicoli, no, e ci sono... tutte le varie situazioni grottesche, mi piace tanto. Bella, 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 bella. Dai, vai avanti, la tua. Allora, tutte diverse mia, comunque, a parte Golden Brown, eh? La mia, meno male, insomma, non è che dobbiamo fare tutta la stessa roba sempre, come il gioco delle coppie. Il gioco delle coppie. Togliamo il muro! Mazza! Vabbè. Allora, la mia quarta, terza canzone è Opium. Bella, me l'avevo scordata. Dei Moonspell. Dei Moonspell. Anche quella mi piace, anche se un po' non è proprio metal, però più. Allora, io ho conosciuto i Moonspell in un viaggio nel 97-98 in Portogallo proprio. Portugheigi. Sono entrato a comprare delle c'erano ancora, a dire la verità, le cassette. Però io c'ero già più ero evoluto e cercavo i CD. E sono entrato in questo negozio che è il negozio di Jack Condor a Sisimbra e ho trovato sto gruppo e ho comprato questo album, l'album precedente, che mi era già stato prestato da un altro nostro amico. E allora ho detto, c'è che lo compro, guarda che ce l'hanno qui, ma perché hai i Moonspell? Perché sono portoghesi. Ah sì,
Allora da lì sono cominciato. Vabbè, insomma, questa canzone sono molto legato a Opium perché era la canzone preferita di un mio amico che adesso non c'è più. E quindi, siccome l'abbiamo ascoltata un capodanno per 7-8 mila volte Di circa, fila, di fila, chissà cosa avevano fatto. e poi siamo andati in una cripta a passare il capodanno. Quindi immagino Avezzo. Immagino, vi dico la Dopo questa simpatia e diretta la. tiro fuori ancora la Va foto bene, segnaletica che quella avevo lì, trovato sono l'anno piccoli. scorso. E quindi sono molto legato. Devo dire una cosa: i Moonspell mi hanno accompagnato per quasi tutte le notti in Atlantico mentre portavo la barca in Martinica. Sì. Quasi tutte le notti c'erano i Moonspell, non con quest'album, con questa canzone. C'era anche questa canzone, ma non tutto l'album perché non mi è piaciuto particolarmente. Ma l'album precedente che è Wolf Heart ed è bello, bello, bello. Soprattutto Of Dream and Drama, Vampiria, Trebraruna, Lua d'inverno. Tebraruna, bella Tebraruna, bella Ok, bella, Alma Mater. bella bella bella, Alma Mater anche bella, no, i Moonspell mi piacciono, però ripeto, non è proprio metal, è più gothic metal, non lo so. Dipende dalle canzoni. Sono belli, piacciono. Allora, la mia quarta, oh, anche loro mi piacciono proprio tutte, 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 tuttissime, sono belle, belle, bellissime. Chi Niente, niente. Leggevo l'Andrea. Vai, vai. è? Allora, c'è Alt J, a chi piace la musica un po' elettronica, come li posso descrivere gli Sì, bella Alt fratello, mi piace la musica elettronica, soprattutto quando l'ascolto di notte nelle cuffie, quando devo addormentarmi. Allora, una bellissima degli Alt J è Every Other Freckle. Tra le altre Vero, è cose, bello il J. anche loro fanno dei video un po' disturbanti tutte, cioè le canzoni Sono. non sembrano, però È i vero. video sono parecchio, È la insomma, famosa canzone impegnativi. felice, ma poi quando vedi il video e leggi che cosa vuol dire, Sì, no, dici. però insomma, Alt J andateveli a cercare tutti perché sia i video che le canzoni sono tutte stupende. Tra le altre cose, no, non però non Every Other Freckle, Every Other Freckle. Sì, ma poi Every Other Freckle l'ho visto tutta la sera, io l'altra sera l'ho visto tutto, Every Other Freckle. L'avevo messa nel video quando abbiamo traversato da Brindisi per arrivare qua a Corfù. È vero, difatti non ce l'hanno monetizzato quel video e non abbiamo guadagnato Però è 1,20 euro. troppo, cioè, 1,20 € a video. Abbiamo tutti i soldi con YouTube. Insomma, l'avevo messa lì e poi stavano cercando di cambiare un po' tutte le canzoni. Metteremo mano comunque al canale YouTube. E però, insomma, quella lì l'ho voluta lasciare perché mi piace un casino. È bella, 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 bellissima. Ho finito la mia recensione. Dai, vai Posso avanti, parlare? su. Allora, Only Lover Muore. Left Alive. Ah, sì, bella, sì. La volevo mettere anch'io, però avevamo già parlato del film, avevo detto Esatto. la colonna Poi sonora. questo è un rinforzo del film, quindi andate a vedere il film, ma Cristina, non so se ci sta guardando la Cristina. Cristina, vai a vedere sto caspita di film. È su 4 mesi che te lo dico. Posso dire una cosa, la colonna sonora di questo film è Stupenda, è bellissima. bellissima, È troppo bellissima, c'è bella. Wanda Jackson che con Funeral of Love del 61 che viene rifatta all'interno, viene ripresa e rifatta da un'altra band, un po' più gothic, un po' perché il film, ve l'abbiamo detto, tratta di due vampiri che non vogliono bere il sangue, quindi se lo procurano tramite vari giri, perché pensano che la vita umana sia troppo preziosa per essere sprecata. Due Quindi vampiri vegani. andate a vedere il film perché è un film da cui si può imparare qualcosa. Oltretutto, la colonna sonora l'ha composta anche il regista Jim Jarmusch, è anche lui che suona con. Ah, ma dai, Sì, veramente? sì. È anche musicista, È anche Jim Jarmusch. musicista, yes. Non lo sapevo. Oh, yes. Let's go. Vabbè, poi, Questa è la mia, allora. poi. Vabbè, allora, questa dai, cambio perché sennò. Ah, l'altra di Alt J era Hunger of the Pine. Hunger of the Pine è bella, Ah, molto bella. è quella Quella che ho è che ho messo al messa primo lì, posto. sì. Allora, dai, cambio l'ordine perché effettivamente è più significativa per noi. Bella sorella. Onda su onda di Paolo Conte. Perché è bella, bella, bella. No, mi diverte perché poi, tra le altre cose, l'abbiamo cantata tutta un'estate in Sardegna, anche con i bambini. Quando? Ma quell'estate del Fileferro. Quando La famosa no, estate del Fileferro. La no, famosa estate del Mirto. quando
quando tu ti sei fatto male alla schiena e ho dovuto montare tutto il caspita di gommone da sola Pietro e Filippo. Quella è stata una cosa bellissima. Ho fatto tutto il viaggio, ho caricato il gommone, arriviamo in Sardegna, tiro via il gommone dal tetto, tiro via l'ultima valigia dal bagagliaio e sento tic. Che sfiga. Tre giorni a letto, fermo Sardegna, 35 gradi, una cosa. Pazzesca. Sì. Vabbè, dai, allora Onda su Onda di Paolo Conte, praticamente racconta di questo ragazzo che è su una nave, da crociera penso perché c'è la festa e tutto, sì. E cade fuori bordo di notte, no? E allora vabbè, all'inizio c'è la disperazione perché vabbè, vede la nave che si allontana, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più, è divertente, ha tantissime qualità ma cantare e poi praticamente naufraga su quest'isola esotica e insomma ritrova la vita perché ci sono tutte le ragazze che ballano, ci sono bambù, insomma si diverte, poi si diverte, sì, sì. E allora è bella, è spiritosa, Onda su Onda di Paolo Conte. È vero. Tocca a me. Vai. Tocca a me. Mm-hmm. Ne metto una che la maggior sì, ma parte già di voi 5, sicuramente poi non conosceranno. E questa è già bonus, mi sa. Io ce l'ho come settima. Vabbè. Ed è Bam Bam. Oh, Dio. Bam Bam di Sister Nancy. Bam Bam. Sì, 1982. La canzone, insomma, c'è questa ragazza di Kingston in Giamaica che fa reggae. La canzone non so di cosa parla perché non si capisce niente, quindi chi sa di che cosa sta parlando la canzone me lo scriva in privato, perché anche se vai a leggere il testo è tutto un mezzo smangiucchiato, bella, un inglese smangiucchiato. La cantava la Leilani quando era piccola e le piaceva un sacco. Esattamente, questa canzone era quella preferita di Leilani da piccola e faceva bam bam. Era troppo buffa. È vero. E vabbè, allora quella del Vale anche. Aspetta, ce l'ho dopo quella del Vale. Bella. Ma allora tu hai messo le robe più significative. Ho messo le robe più significative. Non quelle che ti piacciono. Vabbè, dai, allora io ne metto due insieme. Perché sennò veramente, cioè, sembro il vampiro della situazione. Allora, Disorder dei Joy Division. E sono il Conte Giacomo. E poi The Cure, Forest e Lullaby. Lullaby è un video che è favoloso, troppo bello, troppo. Ciao, bello. Sono Forest. No. Forest Lullaby. Dai, Lullaby è quella famosissima, penso sia la più famosa dei Cure. Neanche con Shazam riuscireste a riprenderla cantata da lei, ma comunque va bene. L'importante è si proporsi. E anche lì Lullaby. Insomma, sembra una canzone tutta d'amore così, e invece poi il video... Gente che sa smassa in tutte le mani. No, non è vero, è lui... Lui nel letto con ragno, che in testa, che gli gira la faccia, bello. Robert Smith con le tele, come si chiamano, le ragnatele in testa. Comunque The Cure e Joy Division mi piacciono un sacco. È vero. Tanto. È vero. Belli. Poi, vai. Una delle canzoni significative di quando eravamo più piccoli, Gangnam Style. A Valerio piaceva molto, ma noi cambiavamo tutte le rime e mettevamo solitamente qualcosa che aveva a che fare con altre cose. Non volevo dirlo in questa diretta, no? Però erano rime che facevano, insomma, c'entrava. La ballata anche con le suore. Gangnam Style, ti ricordi che l'avevano ballata anche? Sì. E difatti è da lì che poi ci è venuto fuori tutto questo, questa vena umoristica su Gangnam Style. Vabbè. Poi, allora, questa qui è una canzone sconosciuta, non so neanche chi è lei, però questa è significativa perché i primi tempi che ci siamo messi insieme l'ascoltavamo un sacco. Princess Elsie, Cigarette Duet. Anche questo è il video. Sì. Il video è bellissimo. Il video è bello, ci sono loro nella vasca da bagno, uno la scappa una rosa. scappa di andare. E quindi saltano tutti fuori dalla vasca da bagno. È vero. E scappano. No? Poi forse era quello, era il Grande Fratello, una cosa del Grande Fratello ungherese, una cosa così, non mi ricordo. Princess Elsie, Cigarette Duet. Poi le mettiamo sotto, così chi è interessato di video se li va a vedere. Tanto io ce le ho già scritte qua, basta che le lancio così nel computer e boom. Basta! Ce n'ho un'altra io. Ne hai un'altra? L'ultima. Vai. Che non è una canzone, ma è un live. La prima cassetta che ho avuto, che ho... mia,
mi è stata data da un mio amico che al tempo era il bagnino del campeggio dove che frequentavamo io e mia sorella, no? Il Nicola Riotti, che saluto. Ciao Nicola. Ed era il Live After Death degli Iron Maiden. Io avevo 8 anni, consiglio a tutti di ascoltarlo anche se non avete 8 anni, perché sono musiche della Madonna, dopodiché che ha influenzato tutta la mia vita, tra l'altro musicale, perché effettivamente poi mi sono messa a suonare in tutti i gruppi metal in cui potevo, cantavo, facevo di tutto e di più. E quindi ringrazio Nicola per avermi dato quella cassetta. E poi tutte le canzoni degli Iron Maiden, perché gli Iron Maiden ormai sono riconosciuti a livello mondiale come i maggiori ispiratori. Bruce Dickinson, a me ne piacciono un paio, pilota d'aereo, voce narrante, no, della, figo, della lui, BBC, sì, sì, della BNBC, non mi ricordo come si chiama, musicale, la musica è bellissima, bellissima. The Number of the Beast, Torch and Blaze and Secret Chance. Vabbè. Comunque, insomma, poi per chiudere, che adesso chiudiamo, allora anch'io, dai, dico qualcosa. Comunque, uno dei miei gruppi preferiti, però purtroppo, a mio parere, adesso linciatemi, hanno fatto un po' la fine di Vasco. Perché Vasco è bravo ancora, nel senso, si difende benissimo Vasco. Oh, Vasco... No, ma per carità, cioè, però... ha fatto delle canzoni che... No! Allora, Vasco tanta degli roba. Anni 80, no, allora, stavo parlando dei Red Hot Chili Peppers, che a me è stato il mio primo amore musicale, forse, però adesso fanno roba sempre tutta uguale, cioè un po' come Vasco. Un po' il loro stile, un po' il loro stile, insomma, no? Comunque i Red Hot anche sono un gruppo ottimo, secondo me, per ascoltare. Guarda che la ACDC, sì. Sì. E CDC, This Means War with Bon Scott, and, sì, cioè, ce ne sono di cose interessanti, molto interessanti di CDC. Non è il mio genere, non mi voglio pronunziare, non voglio pronunciarmi. Va bene, adesso vi faccio un motivetto per concludere tutta la storia. Vai. Il primo che lo indovina... Io ne avevo altri 20 milioni. Il primo che lo ti faccio tanto parlare con l'ingegnere che pogava, se lo voglio, che se pogava l'ingegnere ci siamo sicuramente visti. Ciao, da qualche parte, tipo al Transilvania, da qualche parte lì. Vi faccio un motivetto. Ciao Laura. Comunque, io la posto sempre musica sulla mia pagina, ma non l'ascolta nessuno. Motivo nessuno ce l'avrei. Ai miei gusti. Chi indovina questo motivetto non vince niente, anzi può venire a fare un giro con noi della durata di mezz'ora, però si deve poi prendere Marina. Se non rimaniamo a piedi. Come faceva? Ma cosa? Vediamo. Il primo che indovina ha vinto. Dai, vediamo. Vediamo se qualcuno risponde che ha capito, se hanno capito veramente sono dei geni. Guarda là che c'è Stella di Mare che piacciono i Rem, anche a noi ci piacciono i Rem. I Rem, sì, tanto. Una di quelle che mi niente, piacciono niente, più dei rifaccio, Rem lo rifaccio allora. Orange Clock, come si chiama? Na, na, na. Indovinato! Grazie mille, così almeno è finito sto strazio. Lo volete ancora? No, basta, grazie. Mission Impossible? Niente. Ragazzi, dai, vi salutiamo. Alla prossima. Alla prossima diretta. Ciao belli. Ciao.